Ciao ragazzi, sono Falco Nero e oggi sono qui con un nuovo video domenicale per parlare un po' di cose extra videoludiche. Questa volta il video lo faccio su spinta, diciamo, su suggerimento, più che spinta, di un ragazzo che mi ha scritto in questi giorni su Instagram e che mi parlava di una situazione un po' scomoda. In pratica, la sua compagna si trova ad avere un animale che non se la passa benissimo e quindi voleva che si potesse discutere un po' di questo argomento legato agli animali. Allora, io sono un amante degli animali, chi mi conosce lo sa, insomma, non mi definisco come posso dirvi, una persona ossessionata del tipo. Ci sono delle persone che sono abbastanza integraliste sul discorso animali, per cui io amo gli animali come se fossero parte della mia famiglia, ma non riesco a metterli. Cioè, ecco, mettiamola così, così almeno mettiamo le basi per un discorso che voglio fare con certe premesse. Io metto l'animale sullo stesso piano di un essere umano, ok? Non sopra, ok? Ma manco sotto. Nel senso, rispetto alla vita in tutte le sue forme, compreso ovviamente quella degli animali. Quindi questo vi aiuterà a capire anche l'impronta con cui parlerò, lo spirito che mi anima nel dire certe cose. Detto ciò, allora io devo dire che paradossalmente, pur avendo avuto una vita abbastanza complessa sotto certi punti di vista, il vero e primo contatto con la morte ce l'ho avuto attraverso gli animali. Per quanto mi fosse morta, una nonna in casa, esperienza abbastanza così, significativa nella mia vita, il vero. No, la botta vera e propria con cavolo, la morte esiste, ce l'ho avuta in età molto più adulta, ero già con Elisa, quando morì il mio primo gatto. Una gatta a cui ero affezionatissimo e che mi morì tra le mani, praticamente. Dopo aveva passato ampiamente i 14 anni, morì di quello che, insomma, si è sempre pensato essere un attacco di qualcosa, era diabetica, per cui aveva le peggio cose. Fatto sta, appunto, venne un veterinario a casa che la dovette sopprimere perché aveva spasmi, cose, insomma, una mattinata che non mi dimenticherò mai. E quello fu il primo impatto con il tema morte, no? E fu un momento che fu estremamente significativo per la mia vita, per me come uomo, per me come persona, perché presi coscienza a di quanto la morte fosse reale, B, di quanto io ci tenessi a quell'animale, alla mia Sara, vabbè, un nome un po' particolare, però mi rendo conto, per un gatto, però si chiamava Sara. E da lì dissi: io mai più animali, perché piansi talmente tanto che dopo quel giorno dissi: io non voglio più sentire parlare di animali, qualunque essi siano. E fondamentalmente nella mia vita avevo sempre avuto solo gatti, perché essendomi trasferito spesso, non, il cane, per chi fa una vita che è molto adesso qui, domani là, cane non puoi, il cane lo distruggi in quel modo. Per cui i miei non me l'hanno mai preso uno, ecco, fondamentalmente. Sempre avuto gatti che poi venivano ceduti a amici, eccetera, quando noi poi ce ne saremmo, cioè tutte le volte che poi toccava trasferirsi, ecco. Sara fu il primo gatto che io ebbi da quando era cucciola, perché appunto me la portarono, che aveva 2 mesi, era stata trovata a mezzo alla strada, e me la sono cresciuta. È cresciuta con me. Avevo 12 anni, è morta che ne avevo praticamente 26. Sì, stavo già con Elisa da un po' e lei stette con me. Fu una di quelle mattine, peraltro, in cui mi resi conto di quanto Elisa fosse straordinaria come donna e come persona. Ma comunque, fatto sta, appunto, dissi: io mai più. Perché io ho sempre vissuto gli animali in maniera molto molto forte e mi ci affeziono tanto. Fatto sta che dopo un po' ci decidiamo, visto che appunto la nostra vita era abbastanza radicata a Roma, dai, prendiamo un cane. Allora, ci mettiamo in cerca di annunci, cose varie, becchiamo questo annuncio tramite Facebook, che poi sono sempre le cose. Fatto sta che sotto Natale andiamo fuori Roma e prendiamo questa lupetta. Salvata da un campo così qua a Roma particolare, dove la prendevano a sassate, insomma, vabbè, la lupetta di 2 mesi scarsi, un amore, Sam, anche lì, forse qualche foto l'avrete vista negli anni.
esperienza bellissima, mi cresco sta lupetta, eh? Un bel giorno, giocando in corridoio, la lupetta s'accascia, inizia a mugolare come una pazza, perché si era fatta male. Si capisce bene che si era fatta, perché non aveva preso botte, eccetera. Dopo qualche decina di minuti, gli si gonfia una zampa, si è rotta la zampa, lastre contro lastre, non si era rotta la zampa. Era una malattia delle ossa di quel testo, ho rimosso anche il nome, la prima volta che me ne rendo conto. E fatto sta, si è evoluta in un tumore alle ossa, per farvela breve. 6 mesi d'inferno, fino a quando a 8 mesi, dopo un ciclo durato un mese e mezzo, io mi sono svuotato il conto in banca in quel periodo, già avevo pochi soldi. E, rimasto così, per pagare tutti gli esami che andavano fatti a sto cane, veterinari a casa, di tutto. E, fatto sta, una bella notte, mi è morta anche lei, a 8 mesi. Praticamente tra le mie braccia, altra scena che non riuscirò mai a dimenticare, perché Elisa diceva: no, ma non è morta. Quella negazione che era morta, era morta. E è stato uno dei momenti più brutti della mia vita, in generale, perché ho avuto un impatto ancora più violento di quello avuto con Sara precedentemente. Perché bene o male Sara l'avevo presa quando ero piccolo e non l'avevo vissuta. Presa a 12 anni, i tempi della scuola, i tempi delle fidanzate, i miei viaggi, le mie cose, non l'avevo vissuta giornalmente. Sam, sì, tutti i giorni insieme, mattina e sera, le prime uscite, da lupetta, il fatto che i lupi nascono con le orecchie basse e poi a un certo punto un giorno ti svegli e ne ha una dritta e poi si drizza pure l'altra, insomma, piccoli momenti che fanno parte della vita di un cane che vivi e che se li vivi in un certo modo ti restano addosso e non ci si può fare niente. Fatto sta che insomma è stata un'esperienza devastante e ho pianto talmente tanto che anche lì ho detto mai più un animale, mai più, perché anche lì fu ancora più violento il contraccolpo con, o meglio, l'impatto con la morte. Cavolo, la morte è reale. E ripeto, io avevo avuto morti in casa, ma non mi avevano fatto, forse perché ero troppo piccolo, non lo so. Fatto sta che da adulto le morti dei miei animali hanno avuto bam, una botta che ancora oggi mi lascia un po' così. Fatto sta, appunto, anche lì, mai più animali, perché ah no, io non voglio più stare niente, ho sofferto troppo, basta. Passa un anno, mi decido, anche per consiglio del mio terapeuta all'epoca, era un periodo brutto della mia vita, insomma, è stato forse il periodo più brutto. E il caso ha voluto poi, appunto, l'accanimento del destino, che proprio in quel periodo mi fosse morto un cane che avevo preso per tirarmi su. Fatto sta, vabbè, ci decidiamo ad andare a prendere quest'altro cane. Andiamo all'ennesimo, anzi, giro dei canili, troviamo Falco e ce lo portiamo via. Ed è una cosa che io non avrei mai pensato di fare. Ed è la miglior cosa che potessi fare, per quanto non sia facile avere a che fare con gli animali. Perché anche qui tanta gente prende gli animali così, tanto perché magari un momento ti senti solo, poi però la tua vita prende un'altra piega e te ne dimentichi. L'animale va preso con la consapevolezza che starà con te, si spera, per più di 10 anni e che ti accompagnerà, e così va interpretato. Quindi diciamo che il primo messaggio che vorrei mandare con questa serie di racconti, poi ripeto, io la domenica alla fine mi racconto un po', ecco. E nel raccontarmi vorrei mandare un paio di messaggi, che sono poi la finalità del video. Il primo messaggio è: non prendete gli animali con leggerezza, perché l'animale è come un essere umano, quindi può essere sano, può non esserlo, e se non lo è, devi essere pronto a gestirlo. Non è che se sta male lo abbandoni, o se sta male lo dai a un altro, o se sta male non ti piace più. Noi con Falco, nel nostro piccolo, che Dio lo protegga, ma ce n'è avuta una dopo l'altra. Lui ci ha avuto, a parte, vabbè, la classica cosa che ti impone, il canile, ovvero la castrazione, tutte quante quelle che sono analisi periodiche, vaccini, perché io li vaccino gli animali, così come vaccino i cristiani, nel senso, così come io mi vaccino, eccetera. Vaccino anche i miei cani, quindi sono dei costi, delle spese e del tempo che va impiegato. Vaccino della leishmaniosi. Falco era allergico al vaccino della leishmaniosi, per cui la prima volta che abbiamo fatto il vaccino della leishmaniosi,
dopo un'ora che c'avevamo a casa è diventato uno Sharpei. E quindi corri de novo de corsa dal veterinario con il rischio che te muori in macchina perché non respirava più. Iniezione, ok, tutto a posto. Due volte ci è successo sta cosa. Che la prima volta ho detto, vabbè, ma può essere che sia una reazione al primo vaccino. Seconda è di successo, vabbè. Insomma, chiunque ha i cani sa che il vaccino della leishmaniosi la prima volta si fa tre volte con un richiamo periodico. Ce l'ha fatta le prime due volte. Fino a che, ringraziando il cielo, è uscito fuori un terzo, un nuovo tipo di vaccino a cui lui non è allergico, quindi si può fare tranquillamente. Però questa è una di quelle che mi è capitata. E poi Falco ha avuto un tumore benigno alla pancia e anche lì un anno di passione praticamente, perché essendo benigno non poteva essere asportato, e se no magari creava altri danni, un tumore alla pelle. E quindi ci siamo messi io e Lisa a fare gli Armani della situazione, ovvero comprare i body per bambini ed adattarli al cane per coprirgli il punto. Cioè questo, io racconto questo non per scoraggiare chiunque voglia prendere un cane, ma semplicemente per far prendere coscienza a chi magari lo volesse prendere con leggerezza che il cane è come un figlio, se lo vivi come si deve. E quindi se sta male ti devi preoccupare per lui e ti devi prodigare per far sì che lui stia bene. Cioè io, adesso poi arrivo anche alla cosa un po' più allegra, nel senso che non è che è tutto brutto, però è importante conoscere prima ciò che può succedere di brutto per poi godersi il bello. E ce n'è tanto di bello. Veramente tanto, perché insomma, io sia con Sam, sia con Sara, la mia gatta prima, sia con Falco adesso, sono la mia gioia. Falco è la mia gioia adesso. Io ogni volta che sto con lui sto bene. Falco, le volte in cui mi è capitato di piangere, correva terrorizzato perché voleva stare vicino a me. Le volte in cui è capitato che io e Elisa litigassimo, capita in una coppia normale, litigare ogni tanto. Si metteva a protezione di uno o dell'altro in base a come lui percepiva la discussione in quel momento. Crescerlo è stata la cosa più bella della mia vita per adesso. Il momento in cui la prima volta ha alzato la zampina, perché appunto è maschio, per far pipì, mi sono sentito come se fossi padre, ed è una cosa folle da dire, ma un senso di orgoglio e di fierezza che mai avevo provato nella mia vita. Cioè, stare con gli animali ti regala dei momenti unici. E vi posso dire che adesso, che per questioni di vita generale, la vita a volte ti porta, l'ho dovuto lasciare temporaneamente con i miei genitori, quindi è in casa sua dove è nato e cresciuto, ma appunto non è con me. Giornalmente io soffro, soffro come quelle famiglie in cui si lasciano i figli nel proprio paese di appartenenza e ci si trasferisce altrove per poterli mantenere. Ecco, per noi è stata un po' una cosa simile, no? Dover abbandonare la casa in cui stavamo per prendere un'altra, per poter avviare l'attività come si deve, per poter lavorare di più, ma appunto qui non sarebbe stato né bene, e insomma abbiamo ritenuto opportuno, insomma tutta la famiglia, lasciarlo lì con i miei genitori e con la casa in cui peraltro sta benissimo, perché non è che ha sofferto minimamente la lontananza. Poi insomma ci vediamo regolarmente, però questo per dire, io comunque ci soffro, Elisa comunque ci soffre a non averlo qui con noi. Perché il cane è un familiare, ragazzi. Io sono contro il mettere l'animale al di sopra dell'essere umano perché credo che la vita sia da rispettare indipendentemente da dove in quale corpo si trova. Però lo vivo come un parente. Cioè, Falco per me è mio figlio, è registrato a mio nome, lo curo io quando c'è qualcosa che non va, me ne occupo io, me ne sono sempre occupato io insieme a Elisa. E con mia madre, che è una santa per carità, perché pure lei si è sciroppata da tante cose nel corso del tempo, ovviamente si fa parte della stessa famiglia, ci si divide un po' le cose. Però appunto per dire, io volevo arrivare al dunque della discussione proprio per dar seguito a questo messaggio di questa insomma situazione difficile, perché quando sai che un cane ti sta per lasciare, un animale in generale, la vivi con terrore, con una preoccupazione incredibile. Ma quello che consiglio a questa ragazza e a tutti quelli che vivono o hanno vissuto un lutto con i propri animali, perché di lutto si tratta, tanta gente ci riderebbe in faccia, però io ho vissuto per certi versi peggio il lutto dell'animale con cui avevo sempre vissuto che quello di familiari con cui magari non avevo rapporti così idilliaci. Io consiglio sempre di prendersi il proprio tempo per ricordare, per piangere l'animale che si è perso, ma poi di dare a un altro animale quell'opportunità. Partiamo dal presupposto che noi in Italia specialmente abbiamo tanti di quei cani abbandonati che Dio solo lo sa, ed è già uno scandalo di per sé. Però
perché non c'è controllo, tanta gente se ne frega, li abbandona, non li sterilizza, che è una cosa secondo me inconcepibile al giorno d'oggi, a meno che non si vogliano fare accoppiare, però insomma, in senso generale, sterilizzare un cane è la cosa doverosa da fare nel mondo di oggi, considerando quello che succede. E proprio alla luce di questo, se siete persone in grado di prendersi cura di un cane, di dargli una vita dignitosa e di riflesso poter godere di tutto quello che un animale ti regala, non sprecate questa occasione. Perché il posto lasciato dal vostro animale preferito, dal vostro animale, no, animale preferito, dal vostro animale, perché può essere e deve essere occupato da un altro che senza di voi non avrebbe quella vita meravigliosa che gli può dare una persona che se lo tiene in casa. Io mi sono deciso a prendere Falco. Non perché avessi un buco da riempire o del tempo da occupare, anzi, ma semplicemente perché dentro di me potrà suonare stupido quello che vi pare, ma sapete, io sono una persona molto diretta, non mi vergogno di dire certe cose. Pensavo che la mia vecchia Sam sarebbe stata contenta di vedere quella cuccia occupata da qualche altro cane che magari senza di me sarebbe rimasto in canile a vita. Se uno, si approccia al lutto con quel pensiero di dire ok, ho perso il mio animale, però senza di me un altro animale qualsiasi potrebbe vivere la sua vita dentro una gabbia. E credetemi, non è bello, non è bello. Io mi sono fatto un giro una volta, racconto questa, poi chiudo perché sennò andiamo lunghi come sempre, non voglio che queste discussioni diventino infinite. Quando è morta Sam, dopo circa 8 mesi, quindi un paio di mesi prima di prendere Falco, io sono andato alla Muratella, famoso canile romano, in un periodo tra l'altro terribile per quella struttura perché non aveva una gestione continuata. Adesso non so se le cose si siano rimesse, ma all'epoca era un po' così, nel pieno di un po' di caos. E mi sono fatto un giro nel canile per scegliere un cane da portare via, perché bene o male è così, ci deve essere il colpo di fulmine con gli animali, così come accade in amore, no? Ti devi innamorare. Io sono entrato alla Muratella, dopo 2 minuti che giravo ho cominciato a piangere a dirotto, a singhiozzi, non mi capita praticamente mai. Non sono uno di quelli che dice, ah, gli uomini non piangono, ogni tanto mi capita. Non tutti i giorni, però mi capita, nel senso, qualche volta durante l'anno capita, e per me quella volta fu incredibile, perché i singhiozzi, fatto sta che io non sono riuscito a prenderne uno di cane quel giorno. Perché dentro di me c'era il senso di colpa nel poterne prendere solo uno. E quindi lì per lì ho detto no, non ce la faccio, non ce la faccio. Ma io ho visto l'inferno quel giorno. E vorrei lanciare un mio pensiero. Io quando avrò un figlio, se Dio vorrà, una cosa che farò quando sarà piccolo, a 10 anni, andrò a prendere un cane al canile con lui, facendogli fare un giro al canile prima di prenderlo. Per prendere piena coscienza di ciò che vuol dire abbandonare un cane. Perché io ho visto delle cose in quel canile che non perché li tenessero male, anzi, ma la disperazione negli occhi degli animali è devastante. Vedere cani totalmente svociati perché passano le loro giornate ad abbaiare nella speranza di che qualcuno li venga a prendere, vederli fissarti quando passi tra le gabbie perché sperano che tu li scelga è devastante. Ed è una cosa che tutti dovrebbero sperimentare perché se fai un giro lì non lo riesci ad abbandonare un cane mai nella vita. E se lo abbandoni vuol dire che sei una persona indegna dopo aver vissuto quel tipo di esperienza. Io, per carità, rispetto le idee di tutti nel mondo, ma la gente che abbandona gli animali, quella no. Non riesco a rispettarla, sinceramente. E spero di non vedere mai nessuno abbandonarne uno davanti a me perché rischierei veramente. Rischierei. Fermo restando che, ripeto, io non sono un fissato fanatico che se ne prenderebbe 50 perché credo anche nella qualità della vita mia e degli animali che ho dentro casa. Cioè, il cane o il gatto, quello che è, va preso se gli puoi garantire una vita di un certo tipo e se puoi garantire un'igiene nel tuo ambiente che sia di, come posso dire, sia funzionale sia a te che al tuo animale. Per cui non mi metterei a far canaro con 30 cani in casa e la cacca pure sui fornelli, ecco, come spesso si vede. Però resta comunque il fatto che credo che l'essere umano
potrebbe, nei limiti delle sue possibilità, fare la sua parte per tenere un po' sotto controllo certi fenomeni. E questo tipo di fenomeno dell'abbandono può essere combattuto A, con la prevenzione, ovvero sterilizzare i propri, B, con la sensibilizzazione, parlarne e mettere ben in chiaro quelli che sono elementi pro e contro dell'avere un animale, e C, magari incoraggiare le persone a prendersene uno al canile piuttosto che all'allevamento. Poi ripeto, c'è gente che dice io voglio proprio quel cane lì, benissimo, però io onestamente farei fatica, considerando che uno lo pago pure e l'altro, che automaticamente se prendo all'allevamento non lo prendo al canile, rimarrà al canile per la vita probabilmente. Cioè io mi sono deciso a prendere Falco proprio perché volevo dare a un altro cane l'opportunità di vivere una vita di un certo tipo. Se Falco fosse rimasto al canile, probabilmente non avrebbe avuto la vita che ha avuto vivendo con noi. Non sarebbe stato coccolato tanto quanto è stato coccolato, non avrebbe superato le difficoltà fisiche che ha avuto così come le ha superate. Io sono contento di aver avuto questo desiderio, perché ho dato a un cane una vita diversa. Quindi, tornando a noi, questa ragazza che sta, speriamo il più tardi possibile, perdendo il suo animale, prenditi del tempo per piangerlo, perché è importante anche quello, non fare le cose di getto, prenditi del tempo per piangerlo, che sia una settimana, un mese, quello che è. Per me è stato un anno, ci è voluto un anno nel mio caso, per superare il lutto, perché era troppo e tuttora ancora mi capita di svegliarmi di notte con l'ultimo verso che fece Sam prima di morire, ma resta comunque il fatto che si arriva a un punto in cui subentra la voglia di donarsi a un animale, la voglia di regalare a un animale qualcosa in più, un'opportunità di una vita diversa, e ce ne sono tanti che non aspettano altro, giovani o vecchi che siano. Si può fare la propria parte, è importante che chi ha un cuore per piangerli lo abbia anche per regalare a un altro un'opportunità di vita. Questo è quello che voglio dire. Io, nei limiti di quello che sarà la mia vita, cercherò sempre di avere almeno un cane. Perché è chiaro che il mondo non si può dire vabbè, ma ne prendi uno che risolvi, che hai salvato una vita. Meglio di zero. Io l'ho sempre vista così. Uno fa quel che può, una donazione al canile, qualcosa per fare la propria parte. È chiaro che ci sono mille cose che andrebbero gestite, però tante volte si tende a dire vabbè, ma tanto questo è poco che lo faccio a fa'. Ecco, con questo ragionamento si rimane fermi. Se invece uno qualcosina ogni tanto la fa, che sia, ripeto, anche magari dire oh, sto mese ho guadagnato 10 euro in più, li regalo al canile di zona. Hai fatto la tua parte, perché magari non te ne puoi prendere uno, non ti va di prendere uno. Non è che uno deve essere obbligato a prendere un cane, per carità, o un gatto, quello che è. Ma semplicemente a quelle persone che vivono così intensamente, così come me e Elisa, il proprio animale, consiglio di non fermarsi nel dolore, perché i nostri animali, che non ci sono più, credo sarebbero felici di vedere il loro posto preso da qualcun altro, secondo me. Poi è chiaro, ognuno la vede a modo suo, però insomma questa è la cosa che ci tenevo a dire nel mio piccolo. Per cui ragazzi, niente, ci siamo fatti la nostra chiacchierata domenicale su un tema abbastanza forte, ma credo che ogni tanto sia anche importante ricordarle certe cose per il bene comune, ecco. Fermo restando che, ripeto, rispetto tantissimo quelli a cui i cani non piacciono, ci mancherebbe altro, o quelli che non amano gli animali, l'importante è non fargli del male, tutto qua. Per cui, ragazzi miei, un abbraccio, noi ci vediamo domenica prossima con un altro argomento che vedrò quale sarà, vado sempre molto a istinto, non mi va di prepararmi niente di prestabilito. Quello che sarà, sarà, vediamo attraverso messaggi che mai dovessero arrivare, parleremo di qualche altra cosa. E poi chiaramente se volete proporre qualcosa nei commenti siete come sempre ben accetti. Un abbraccio a tutti e noi ci vediamo domenica prossima.